penso che questi sono il popolo italiano. Ma non mi interessa di questo studio. Ma no, perché non è il popolo italiano, è un campione di 100 persone. Ma sospetta su chi è da 5 milioni. Non è un campione di 100 persone. È un campione della pubblicità. Ma lei vuole mettere 100 persone su 55 milioni. Ma non prendiamoci in giro. Mi ha beccato. Ancora, ancora. Gratta, gratta, ma peggio è. Guarda, te lo dico subito dove sono. Sicilia, Sicilia. Ok, parliamo Sicilia. Sicilia, Sicilia, sì, siamo tutti maggiori di noi. Intanto non ti permetto, questo lo dico da persona, da rispresentante delle istituzioni, non ti permetto di offendere gli italiani, sia siciliani, sia siciliani. Io non offendo gli italiani, Vabbè, non vi sto nemmeno a spiegare il contesto, insomma era un mini sondaggio fatto lì alla trasmissione della Parodi. Della Parodi. Beh, in cui spesso. Sì, no, la trasmissione Parodi, bellissima trasmissione, dove andiamo spesso, salutiamo e ringraziamo, dove ovviamente Sloan se la prendeva, anzi la Biancofiore se la prendeva per alcuni giudizi espressi sui siciliani da parte del signor Sloan, dopodiché la cosa deve venire lì, e invece no, la Biancofiore vuole farne un caso diplomatico, vuole cioè che l'ambasciatore inglese in Italia protesti ufficialmente e richiami il signor Sloan, cittadino inglese, fermato l'altro giorno con la patente in stato di ubriachezza, anzi con lo stato di ubriachezza gli è stata tolta la patente in quanto in stato di ubriachezza, il signor Sloan sta per diventare un caso diplomatico. Siciliani e siciliani che forse non vogliono essere insultati da un personaggio sconosciuto, più o meno sconosciuto, che viene dall'Inghilterra, sa che cosa sarebbe accaduto, infatti sto preparando una interrogazione al ministro Terzi, perché voglio che lui manifesti sorpresa nei confronti dell'ambasciatore inglese in Italia, perché un comportamento del genere di un cittadino straniero in un altro il paese... caso diplomatico, beh, a questo punto la signora Biancofiore bussa alla porta del ministro Terzi. Parenzo, che succede? Che succede quando bussa alla porta di Terzi? Chi è? Sono la signora, l'onorevole Biancofiore. Sono l'onorevole Biancofiore, devo parlare con i ministri Terzi e Sant'Agata. Dice, guardi, scusi, dice il portavoce nobilissimo, elegantissimo nella sua grisaglia grigia. Dice, scusi, il suo fumo di Londra, meraviglioso, la cravatta. Dice, scusi, onorevole Biancofiore, intanto il ministro è uno ed è Terzi di Sant'Agata, perché è nobile. Allora lei è un antiberlusconiano perché mi contraddice. Cosa c'entra questo, scusi? Io devo parlare col ministro perché devo fare un'interrogazione parlamentare. Mi ha beccato. Sì, ma la reazione del ministro Terzi di fronte a questa interrogazione parlamentare della signora Biancofiore, qual è? Sì. Dopo un'ora di trattativa c'è il portavoce che dice, scusi, onorevole ministro, ci sarebbe la signora Biancofiore, certo, sì, la faccio accomodare per gentilezza, tutto elegante. La signora Biancofiore, e poi comincia a dire subito, allora, bisogna fare subito un'interrogazione perché Sloan... Scusi, la fermo un attimo, onorevole Biancofiore, chi è il signor Sloan? Era in una trasmissione televisiva della signora Parodi e c'era Sloan... Scusi, onorevole Biancofiore, le ripeto la domanda, chi è questo signor Sloan? È tutto elegante. È un giornalista che ha attaccato l'Italia Berlusconi. Scusi, onorevole Biancofiore, può accomodarsi alla porta gentilmente? Suona una campanella, due persone arrivano e accompagnano Biancofiore alla porta.